amici di Sportube, la più cordiale buonasera dalla Pineta dei Liberti, da dove vi giunge il saluto di Marco Gaviglia per raccontare la finale del terzo Memorial Cristina Varani. Tra pochi istanti la partita, la finale per il primo e secondo posto tra Roma e Barcellona, che hanno rispettivamente eliminato in semifinale Inter e Juventus. Fischia il direttore di Aprilia, inizia Roma-Barcellona. Sulla distanza di due tempi da 25 minuti più eventuali supplementari in caso di parità e poi calci di rigore. Jan Koka prova la percussione, Pellegrini si ferma, pallone che danza vicino alla porta di Baldi. Pellegrini praticamente si era fermato aspettando l'uscita del proprio portiere, che invece era rimasto in porta. Contrastato dal numero 9 della Roma, si può distendere Liburdi, alle spalle di Larios c'è Ruggero, prova la deviazione col tacco. Ci sarebbe stato comunque fuori gioco. Poi Planas si inserisce, prende velocità, entra in area di rigore il numero 9 con il mancino anticipato da Pellegrini. Ottima la chiusura del numero 5 che sembrava in grave ritardo. Akomak taglia il campo, il numero 11 porta a spasso il pallone, poi la verticale per Jan Koka. È buono il suggerimento, Koka entra in area di rigore, il tiro e il vantaggio del Barcellona. Al minuto 8 Jan Koka la sblocca lui. Barcellona che va a festeggiare il vantaggio, azione orchestrata in maniera perfetta dalla squadra di Martinez. La reazione della Roma, Rossi servito da Lopez, praticamente c'è l'1-1 rapidissimo della Roma. Al minuto 9, nemmeno il tempo di festeggiare che Rossi trova il pareggio. Rossi che sale anche a quota 10 gol nella classifica marcatori e raggiunge Marise in vetta a questa speciale classifica per i capocannonieri. Furioso Martinez, decisamente brillante di entrambe le formazioni, che continuano adesso ad attaccare, nello specifico il Barça. Planas servito da Larios, decisivo Baldi come avesse fatto un gol. Paes, Garrido, il destro, pallone di poco alto sulla traversa. Se queste sono le premesse, ci aspetta una grandissima finale qui alla Pineta dei Liberti. Che taglia centralmente, c'è anche Akomak, cerca però di nuovo la palla di ritorno per Jan Koka, si può giocare, pallone per Planas, ci arriva il sinistro, incredibile, pallone fuori, di nuovo dal capitano giallorosso, il cross per Rossi, di testa, 2-1 Roma, 2-1 Roma, doppietta per Rossi, al quarto d'ora, Roma in rimonta e Rossi che va verso la scarpa d'oro, ma è tutto annullato. Liburdi se ne va, questa volta è tutto regolare, Liburdi punta la porta, il destro, Liburdi, palo, sulla deviazione di Aliama, Ruggero, ribattuto, Capdevila e poi Ruggero, questa volta il gol è regolare, lo sigla il numero 11 della Roma al minuto 17. Roma che suggella una supremazia negli ultimi 3-4 minuti nei quali ha creato due palle gol clamorose, uno il gol di Rossi annullato e poi il vantaggio, si ferma la frenata Akomak. Di prima intenzione, Paes, il controllo col petto, il mancino, 2-2. Signori, che finale tra Roma e Barcellona. Il gol di Paes al 19esimo, appena due minuti dopo la rete del vantaggio della Roma. Paes, pallone ceduto a Jan Koka, il taglio di Planas, posizione regolare, il mancino, sorpasso Barça, il gol di Planas. Al 21esimo, in due minuti, il Barça ha trovato pareggio e vantaggio. Solo due in area di rigore, più altri due che partono dal secondo palo. Garrido va a cercare la porta, Almeida di testa, rete! 4-2 per il Barcellona, Almeida punisce una Roma che ha marcato malissimo su questa palla inattiva e manda all'intervallo le due squadre, con il Barcellona avanti per 4-2, due gol di scarto. E aspetta soltanto i giocatori del Barcellona per dare avvio in questo momento al secondo tempo. 25 minuti per le chance della Roma di raddrizzare questa finale. 25 minuti per il Barcellona per scrivere la storia di questo torneo, che potrebbe per la prima volta avere una squadra straniera ad alzare la coppa.
Murato che sale, palla al piede, pallone in verticale per Planas che coglie impreparato Muratori, Planas il mancino e il gol del 5-2. Sono passati appena 2 minuti dall'inizio del secondo tempo e il Barça mette una seria ipoteca su questa finale del terzo Memorial. Cristina Varani, scatenato Planas, un clamoroso gol fallito al 12° del primo tempo, poi 2 gol per l'attaccante in maglia numero 9 del Barcellona che sale a quota 3 nella classifica marcatori, evidentemente se li era tenuti per i momenti più importanti di questo torneo i gol. Oliveras apre a destra per Planas, pallone sul mancino, può mandare Jurado, entra in area di rigore Jurado, carica il destro Jurado, il diagonale, palo, gol 6-2 per il Barcellona. La Roma è rimasta negli spogliatoi, quarto del secondo tempo. In questo lasso di tempo il Barça ha trovato 2 reti su di lui. Missori, Bobby Chamorro però gli ruba la palla, la serve a Planas, pallone deviato, c'è calcio di rigore per il fallo su Bobby Chamorro. Minuto numero 13. Sul dischetto Bobby Chamorro, il gol del Barça, un risultato sicuramente inatteso nelle proporzioni. Controlla l'orologio Crescenzio. Arriva il triplice fischio del direttore di gara di Aprilia, scroscianti gli applausi per il Barcellona che annichilisce la Roma 7-2. La vittoria dei catalani nella finale del terzo Memorial Cristina Varani, Barcellona che si aggiudica il terzo Memorial Cristina Varani per la prima volta nella storia di questo torneo. Una squadra straniera mette le mani sul trofeo.